Lettera R. Robustezza. È un concetto molto interessante, introdotto con un decreto ministeriale ancora nel 2005, ripetuto nei decreti successivi, aggiustato, e per il legno è un concetto molto importante. Di cosa si tratta? Non si tratta di robusto, nel senso di forte, di forza. No, la robustezza, robustly, inglese, è un concetto che riguarda i sistemi, nel nostro caso il sistema costruttivo, e bisogna fare in modo che se una parte del sistema va fuori servizio, questo fatto non si ripercuota in maniera troppo grave sull'intero sistema. Insomma, detto in parole povere, bisogna evitare il crollo domino. Forse con alcuni esempi sarò più chiaro. Il crollo domino è innestato da una caduta di un oggetto che trascina con sé tutti gli altri. Il sistema non è robusto. Nel legno, ad esempio, può succedere, specie durante la fase di costruzione, che se viene il vento o qualche altro accidente, un portale cada, abbatte il successivo e di seguito, al mattino, gli operai sono arrivati e hanno trovato un disastro perché è caduto un portale. Ecco, questa è una foto, direi, drammatica, il cedimento totale di una capriata di 25 metri, però la struttura è stata in piedi perché la struttura era robusta. Di solito le strutture robuste non sono strutture isostatiche, perché non viene delegato a un solo elemento la sicurezza strutturale. È un sistema complesso, a molte iperstatiche, tal che può sopperire a un crollo il resto della struttura. Quindi sarebbe bene progettare con molte iperstatiche, il computer ci dà una mano in questo caso, però bisogna fare attenzione perché non è detto che molti vincoli siano utili. Potrebbero essere ridondanti, cioè non servono, addirittura sono pericolosi. Nel caso della rottura della testa della capriata, voi vedete che la struttura del tetto è a molte iperstatiche, ordita in senso spaziale, come raccomando spesso, per cui il cedimento locale non ha portato al crollo totale della struttura. Ecco, vedete i controventi trasversali, eccetera, e il cedimento di un punto non porta al disastro. Questo è un altro esempio. Qui no, questo sistema non è robusto perché ha preso fuoco una casetta, non ci sono cesse tagliafuoco e quindi c'è stato un problema di incendio a domino perché il sistema non era robusto. Questo è un altro esempio, è stato scontrato una capriata di acciaio partita dalla 49esima capriata e le ha azzerate tutte, un disastro, proprio perché il sistema non è robusto. È un concetto nuovo? No. Galilei l'aveva capito, il caso della colonna, che pensa nel discorso sui massimi sistemi, dice sarebbe meglio appoggiare un appoggio in mezzo alla colonna perché si può spezzare. E infatti il mattino dopo la trovano spezzata di sopra. È cambiato il senso del momento, c'era una cricca e si è rotto. Questo è un caso di ridondanza. Non andava bene mettere un appoggio in più. Bene, è un concetto importante e vi invito a leggere proprio il decreto ministeriale che riguarda la sicurezza, soprattutto il punto 2.2. Alla prossima lettera, arrivederci.